Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Diocesi in Forma, la rubrica a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi. Alcuni appuntamenti in programma nella nostra diocesi. La parrocchia San Giuseppe di Giovinazzo, durante il tempo di Quaresima, propone l'iniziativa Catechesi con Arte. Sono previsti 4 incontri in cui saranno illustrati alcuni brani evangelici della Passione e Resurrezione con l'utilizzo di alcune opere d'arte, grazie all'aiuto dello storico dell'arte, la dottoressa Annalisa Mandato. A partire da martedì 8 marzo prende il via nella diocesi di Molfetta il percorso Quaresima Giovani, promosso dalla Pastorale Giovanile, che toccherà tutti i comuni diocesani, rivolto a giovani tra i 16 e i 35 anni. Sul giornale e sul sito diocesano il programma completo. A sostegno del cammino sinodale, la parrocchia San Giacomo di Ruvo di Puglia promuove la lettura continuata degli Atti degli Apostoli. Ogni giovedì di Quaresima, dal 10 marzo al 7 aprile, alle ore 19:30 in parrocchia. Gli appuntamenti sono aperti a tutta la comunità. Di buona politica si parlerà nell'incontro nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Molfetta, terzo appuntamento di un cammino annuale di approfondimento dei principali temi delle due encicliche di Papa Francesco, Laudato Si e Fratelli Tutti, promosso dalla parrocchia con il supporto dell'Azione Cattolica e dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale del Lavoro. A guidare la riflessione sulla politica, arte nobile e difficile, il prossimo venerdì 11 marzo alle ore 19 sarà Don Rocco D'Ambrosio, professore di filosofia politica e fondatore dell'Associazione di Formazione Politica Cercasi un Fine. Passiamo ora brevemente in rassegna le notizie e gli approfondimenti presenti sul settimanale diocesano Luce e Vita di domenica 6 marzo 2022. Il giornale è dedicato questa settimana agli eventi drammatici che in questi giorni stanno colpendo l'Ucraina. In prima pagina un breve editoriale e due toccanti testimonianze di due donne, una docente residente a Kiev e una insegnante russo-ucraina residente a Molfetta ma con parenti in Ucraina. Storie di donne che invocano la pace. A pagina 2 la rubrica Audient ripropone un articolo scritto da Don Tonino Bello su Avvenire del 1 settembre 1991. In occasione della guerra civile in Bosnia ed Erzegovina. Le parole del Vescovo risuonano ancora una volta profetiche agli occhi di quanto accade ancora oggi. Il Mediterraneo non può e non vuole essere luogo di conflitto tra forze esterne. Firmata in questi giorni a Firenze la carta in cui i vescovi e i sindaci del Mediterraneo, per la prima volta riuniti insieme, individuano le questioni più urgenti da affrontare, a partire dalla necessità di fermare i venti di guerra. A pagina 3 ne parla Michela Nicolais, giornalista SIR. La Caritas diocesana invita i fedeli alla massima solidarietà, aderendo alla campagna promossa da Caritas Italiana per l'invio di risorse economiche in favore di Caritas Ucraina, rinviando altre iniziative di solidarietà all'esito delle riunioni operative al momento ancora in corso. Per donazioni è possibile utilizzare l'IBAN riportato sul giornale con causale Guerra Ucraina. A pagina 6 la rubrica Per la vita. Uno degli incontri e dei percorsi prematrimoniali è sempre dedicato all'incontro con il ginecologo. Francesca Balsano ci racconta dell'incontro tenuto all'Immacolata di Terlizzi dalla dottoressa Cobuzzi, che ha parlato di amore fecondo e responsabile. Pagina 7 del giornale ci introduce al tempo di Quaresima e ai cibi della nostra tradizione tra simbolismi e spiritualità. Buona lettura a tutti!